Presidente, questa mattina l'inaugurazione è la sede fisica della Mutua Madonna del Granato. Quali sono gli obiettivi di questa nuova iniziativa della BCC di Capaccio Pessu Messerini? La Mutua nasce con il presupposto di essere l'organo solidale, che è una dimostrazione tangibile per essere vicini ai nostri soci e ai nostri clienti. Un'azione in un momento nella quale l'argomento principe è la desertificazione bancaria, il momento in cui le banche principali lasciano i territori, le BCC dimostrano invece di essere vicini ai propri clienti e ai propri soci attraverso la Mutua, che è un vero e proprio welfare per essere vicini alle famiglie nel quello che oggi è il caro vita, che sta flagellando purtroppo l'economia interna ai nostri nuclei familiari. Per cui faccio sempre un esempio così per far capire di cosa parliamo. Oltre che dare un'assistenza sanitaria, un'assistenza culturale, un'assistenza sportiva, ipotizziamo che il nostro socio, che si è sempre recato nel suo laboratorio di analisi per effettuare un attacco, una risonanza o delle semplici analisi, e sosteneva un costo proprio di 100 euro, oggi noi cosa facciamo grazie alla Mutua? Convenzioniamo questi istituti, i quali ci rilasciano immediatamente uno sconto in fattura al nostro cliente del 15%, per cui anziché pagare la 100 euro che pagava sempre prima, ne paga 85, è già il primo risparmio del 15%. Si fa rilasciare la fattura, che carica sulla nostra app o la porta fisicamente nella filiale nella quale è di propria competenza, e noi gli ristorniamo immediatamente sul conto corrente il 40% della spesa che lui ha avuto, quindi veramente danaro nelle casse delle famiglie. Oltre che poi questa sede verrà utilizzata per gli screening massivi sanitari, ci sarà il dermatologo dove faremo una giornata al mese la mappatura dei NEI, faremo una volta al mese un incontro con lo psicologo per infantile, per le famiglie che hanno problemi con i figli bullizzati, oltre a tante altre attività che faranno sì che la banca dimostrerà di essere vicina al proprio cliente, al proprio socio. La Mutua Madonna del Granato svolge la sua attività in ambito sanitario, sociale e culturale a favore di soci e clienti. Vogliamo spiegare quali sono le agevolazioni che vengono elargite? La Madonna del Granato, per come l'abbiamo configurata, per come la vorremmo far evolvere nel prossimo futuro, erogherà sicuramente dei vantaggi a supporto dei nostri clienti, dei nostri soci dal punto di vista sanitario, quindi rimborsando una percentuale sulle spese effettuate presso le attività convenzionate, però non vogliamo limitarci soltanto alla sfera sanitaria, perché sennò sarebbe riduttivo, ma la vorremmo utilizzare anche per creare vantaggi in ambito culturale, come ricordavi, ricreativo, e vorremmo cercare che con il tempo diventi tipo una fondazione, cioè un'arma a fianco della banca per continuare a essere vicini al territorio, per continuare a fare quello che le banche di credito cooperativo facevano un tempo, cioè sostenevano il territorio in maniera anche importante dal punto di vista economico, e che oggi purtroppo a causa della capogruppo, a causa della, come posso dire, dell'evoluzione della normativa e del rispetto dei parametri, le banche in maniera diretta non possono più fare. Quindi ecco, non ha soltanto una funzione di supporto sanitario, ma diventa uno sbocco strategico per continuare a essere banca locale. Ecco, guardate questa realtà che oggi parte come l'evoluzione del legame che esiste tra banca e territorio. Perché la scelta della sede operativa a Deboli? Una questione di sinergie, cercare di non sprecare risorse. Qui la banca un tempo aveva la filiale, locali di proprietà, in un contesto di snodo tra i comuni di Eboli, Battipaglia e Capaccio, quindi ci sembrava giusto utilizzare questo come base di appoggio operativa, però in realtà la Mutua opera in tutte le nostre filiali tramite tutti i nostri preposti e tramite tutti i nostri colleghi, quindi questo è sì un punto operativo, ma diciamo di back office è quando qualche cliente ha necessità di approfondire qualche problematica, però
il contatto con potenziali associati viene fatto comunque in tutti i locali della banca, quindi ecco, qua è un punto prettamente operativo, ma la mutua opererà in tutti i locali della banca. E la sede sarà subito operativa dopo l'inaugurazione? Assolutamente sì, già è allestita, da lunedì ci sarà presieduta e quindi ci sarà la piena operatività con il nostro collega Luigi Stabile, che è stato preposto a questa funzione, insomma. Nasce nel suo comune a Neboli un importante servizio, la sede della mutua sostenuta dalla BCC di Capaccio Pessum. Quanto è importante avere questa sede qui a Neboli? È molto importante perché la mutua può fare quelle operazioni che ormai sono precluse anche alle casse rurali, alle BCC, che erano, come dire, banche vicine al territorio e potevano fare anche degli investimenti o dare del supporto alle imprese, ai clienti, ai cittadini in modo, diciamo, diretto, in modo più facilmente, senza questo, diciamo, controllo generale che viene addirittura dalla BCE. Quindi questa mutua potrà fare quello che magari facevano prima le BCC, che invece è stato precluso. Adesso quindi è qualcosa di molto importante per il territorio, soprattutto per i clienti della BCC, ma non solo, e anche per i soci. Quindi sicuramente sarà un supporto ulteriore alle attività, alle sponsorizzazioni, a qualcosa che rimane sul territorio. Ecco perché è importante, noi accogliamo questo investimento e questo nuovo insediamento con molto piacere, soprattutto per quest'area in particolare. Noi siamo ripartiti con la federazione perché abbiamo avuto un momento di stasi e uno degli oggetti che abbiamo preso in seria considerazione è la costituzione delle mutue. La BCC di Capaccio si è prestata a fare la pilota perché adesso partiremo con le altre banche di credito cooperativo e dobbiamo dire che abbiamo costruito una mutua anche sotto un aspetto organizzativo di tipo diverso. Adesso bisogna cogliere i frutti di questa attività che noi abbiamo fatto, speriamo di potercela fare e quindi di essere anche un polo di eccellenza all'interno delle nostre realtà regionali. Quanto è importante, anche soprattutto in questo particolare momento storico, la nascita di una mutua, in questo caso della BCC di Capaccio Pessum e Serena? Ma è molto importante e sapere che poi le banche in qualche modo provano a dare una mano al territorio lo trovo veramente centrale, soprattutto nel momento che stiamo passando in questo, insomma, come dire, non solo nel territorio campano, penso proprio al nostro paese, all'Italia. Quindi veramente io ringrazio la banca, ringrazio il presidente, faccio gli auguri di buon lavoro, insomma, che questa sede possa essere, come dire, centrale, che possa ospitare persone e che possa essere anche un momento di, diciamo, di condivisione, di partecipazione. Un'opportunità sicuramente per i clienti, per i cittadini, che dimostra anche un po' quella che è la vicinanza, soprattutto delle BCC ai cittadini. Io penso che veramente la banca del territorio, forse oggi ce ne stiamo accorgendo, c'è stato un periodo in cui pensavamo tutti al grande gruppo, invece la banca del territorio vuol dire avere comunque una persona che ti ascolta, avere un interlocutore, insomma, che è lì pronto a cercare di risolvere la questione, a valutare anche, no, insomma, caso per caso un finanziamento piuttosto che un'altra attività. Quindi insomma, banca del territorio è... Io spero che si continui a investire sempre di più sulle banche del territorio. È un'associazione ente del terzo settore che abbiamo costituito nel corso di quest'anno in occasione dei nostri 70 anni, il 24 febbraio. Abbiamo lavorato durante questo periodo per mettere a punto la macchina organizzativa, abbiamo implementato i vari processi utili a far sì che questa società, questa associazione potesse partire. Oggi 17 dicembre inauguriamo la sede, perché avrà una sede autonoma qui dove siamo adesso, ed è operativa sostanzialmente già dal primo di dicembre, ma con l'anno nuovo noi siamo nelle condizioni di poter appunto fare questo percorso che tende a rafforzare la mutualità, che è quello che caratterizza le banche di credito cooperativo. Con la nascita delle capogruppo abbiamo dovuto sicuramente avviare un percorso dal punto di vista strettamente bancario diverso, ma non vogliamo perdere le nostre radici. E la cassa mutua, la mutualità ci consente sicuramente di mantenere fede con quelli che sono i principi che da sempre caratterizzano il credito cooperativo, le banche di credito cooperativo.
Lei ha detto che è un'associazione, quindi si può anche entrare a far parte di questa associazione, come? È quello che ci proponiamo, è un'associazione che si rivolge ai soci e ai clienti della BCC, non è un'assicurazione ma è una mutua che tende ad assicurare vantaggi economici, un welfare allargato in campo sanitario e non solo, perché si occuperà la mutua, noi poi siamo soci fondatori e sostenitori come BCC di Capaccio Pestum Messerino e quindi cercheremo di organizzare anche eventi e attività in materia sportiva, culturale, a favore dei giovani e sostegno agli studenti, quindi assolutamente un modo per assicurare vantaggi economici. La quota associativa sono quote associative simboliche perché si parla di 50 euro per chi è socio, per i giovani 30 euro, ma con possibilità di accedere anche a tantissimi servizi attraverso delle convenzioni che poi faremo e quindi è un modo per fare rete, socio per socio, all'insegna della mutualità cooperativa. Guardando il futuro, quindi prospettandola verso il futuro, quali sono le vostre aspettative? Le nostre aspettative sono quelle di avere un coinvolgimento importante. Ecco, quando dicevo prima ci siamo preparati in questi mesi è perché abbiamo fatto una formazione molto importante sulle nostre filiali, sono 13 nelle due province, noi abbiamo 4.000 soci, pensiamo di coinvolgere, innanzitutto di far conoscere bene quella che è la mission di questa associazione perché assicura solo vantaggi. Dal punto di vista economico sarà sostenuta da una banca di credito cooperativo e da queste quote associative che citavo prima, ma è ovvio che non è un'associazione che si prefigge di raggiungere, di fare lucro, non sarà così, perché un ETS, un ente del terzo settore ovviamente non ha questa finalità, ma quella appunto di diffondere e aiutare chi ha bisogno in qualche modo, chi chiede servizi e noi è quello che vogliamo fare. Allargare appunto anche la possibilità da parte del credito cooperativo di elevare le condizioni socio-economiche e anche sanitarie di chi ha bisogno in qualche modo, quindi il bene comune sostanzialmente è questo.